shot sempre di Andrea Cesari, Nicola Montalbini con Andrea Cesari che ha chiuso alla seconda curva e sempre in prima posizione il grande Andrea Cesari, Nicola Montalbini in seconda posizione e sta tenendo, e vediamo che era il terzo, il motivo della bandiera rossa nella prima partenza di gara è stato che il cancelletto di partenza di Paul Holmes non si è aperto e quindi Paul Holmes è rimasto al cancelletto di partenza, il direttore di gara ha dovuto annullare ovviamente la partenza perché il pilota non aveva nessuna possibilità, semplicemente non si è aperto un cancelletto. Ed eccoci durante il primo giro, vediamo Andrea Cesari che sta allungando, un Nicola Montalbini che sta lottando per tenere dietro, non riusciamo a vedere il pilota, il terzo, ma ci sembrerebbe Stefan Schreiber, e in quarta posizione sicuramente Vargnat, e vediamo uno Schreiber che ha attaccato Nicola Montalbini e un Jeremy Vargnat che si è approfittato della situazione e ha scavalcato anche lui Nicola Montalbini, quindi abbiamo un Cesari al comando, Stefan Schreiber, Jeremy Vargnat, Nicola Montalbini, Tony Sousa Borgia e via via tutti quanti gli altri. Vediamo adesso nel corso di gara 2, in questi 35 minuti, se Nicola Montalbini sarà in grado di recuperare a questo gap di posizioni della partenza. Vediamo Andrea Cesari e adesso deve tenere duro, grande Andrea, vediamo Stefan Schreiber, vediamo Jerry Vargnat, vediamo Nicola Montalbini che non molla e decide per traiettorie interne che comunque sembrano equivalersi. Vediamo tutto il gruppo. Vediamo Andrea Cesari che continua. Andrea Cesari sta facendo la sua splendida gara. E se dietro si ostacolano, Andrea Cesari non avrà il minimo problema a tenere la prima posizione fino al traguardo. Vediamo uno Stefan Schreiber molto aggressivo comunque, che sta macinando all'incirca un 5-6 decimi al giro, un Jeremy Vargnat che attende l'occasione e poi affonda, e un Nicola Montalbini che sta cercando di mantenere il passo dei piloti di testa, ma ogni tanto va un po' in affanno. Speriamo riprenda la tranquillità che gli è consona. Ecco Nicola, ha avuto una piccola perdita di metri sulle UPS, probabilmente un'imperfezione, e vediamo Jeremy Vargnat che va all'attacco di Stefan Schreiber. Signori, attaccare Schreiber non è esattamente una soluzione ottimale per il proprio stato fisico ed è molto pericoloso averlo alle costole. Vediamo Andrea Cesari che ha ormai Stefan Schreiber e Jeremy Vargnat alle costole, Nicola Montalbini che ha qualche piccolo problema a tenere il distacco, a recuperare le posizioni, a tenere il posteriore sia di Vargnat che di Schreiber. Ecco che arriva Andrea Cesari ancora in prima posizione, Schreiber lo tallona da vicinissimo e Vargnat volpone in terza posizione, attende il sviluppo della situazione, è un Nicola Montalbini che sembra controllare in quarta. E vediamo uno Schreiber che ha appena sorpassato Andrea Cesari e un Vargnat che immediatamente si infila e sorpassa anche lui Andrea Cesari. Vargnat è veramente in posizione, è veramente lì che attende l'errore e sembra che ne abbia tanti, sembra che c'era un Vargnat ne abbia veramente tanti. Nicola Montalbini mantiene stabilmente la quarta posizione e adesso dovrà attaccare il buon Andrea Cesari. Mamma mia che rischi, i signori stanno dando veramente tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Signori, facciamo una piccola interruzione e riprendiamo tra brevissimo.